Poi certamente tutto questo si traduce in sfaccettature diverse, ma dietro il variare c'è la costanza, dietro il modificare c'è il permanere, dietro il modificarsi c'è il permanere, dietro il continuare c'è la frantumazione. Vi ricordate quando tempo fa abbiamo parlato del fatto che la vita è continuità e frattura? Ve lo ricordate? Quante volte abbiamo detto che la vita è contemporaneamente continuità e frattura? Adesso stiamo andando a cercare di capire come mai è continuità e frattura. È continuità e puntualizzazione, dicevamo, no? Qualcosa che si puntualizza attraverso il nascere e il morire, giusto? Stiamo andando alla scoperta di quel qualcosa che io ho definito che è in sé, la vita in sé, il mondo in sé, e che non è sporcato, offuscato, ditelo come volete, da tutti i ghiribizzi della vostra mente e da tutte le trasformazioni che la vostra mente subisce a causa di eventi che voi leggete in una certa maniera, ma anche a causa proprio magari di azioni vostre, via dicendo, di trasformazioni vostre, tra virgolette, nel senso che riguardano sempre voi, anche magari se sono indotte da qualcosa che costituisce un'eccedenza che entra nella vostra vita e che vi dà uno scossone. Quindi noi stiamo esplorando questo qualcosa che è proprio la natura della vita e dell'esistere. Continua a mantenere questa distinzione, vita e esistere, scopriremo più avanti perché. Ma a questo punto ci troviamo un po' imbrigliati da una questione. Difficilmente la mente riesce a vedere quello che è, come dire, la caratteristica di questa costante della vita, essere presente completamente nella parzialità. Proviamo a ragionare meglio, perché la vostra esperienza non è mai l'esperienza della totalità, giusto? Voi, qualsiasi essere incontrate con la sua, diciamo, codazzo, dico io, in questo momento, di relazioni, è un essere che è sempre parziale rispetto a tutto ciò che la vita può proporre e a tutto ciò che esiste già come interconnessione da voi data per scontata. Se tutte le volte che incontrasse un essere, voi doveste ricordarvi di tutte le interconnessioni che consentono a voi e all'altro essere di vivere, di essere in relazione, campa cavallo che l'erbo cresce, dite voi, no? Non ne avreste né la capacità né la possibilità temporale, se non saresti bloccati nell'azione, no? Quindi voi non fate questa esperienza, non la fate mai, pensateci, di percepire nella vastità, nella parzialità. Anzi, io dico, il percepire l'esaurirsi della vastità nella particolarità. Vedremo poi la densità di questa parola, perché la parola equivoca, esaurirsi, no? Perché è chiaro che la parte non contiene il tutto, a meno che non intenda questo tutto in un modo particolare, in un modo particolare. Qui dovrebbe aiutarvi la concezione olistica cosiddetta, no? Dove afferma che nella parte c'è il tutto, purché intesa in un certo modo, perché intesa in un certo modo, non in senso letterale della parola, d'accordo? Ma in voi non c'è questa abituale esperienza, tantomeno quando cominciamo a parlare del quotidiano, del giorno dopo giorno, del piccolo, eccetera, no? Il piccolo è il piccolo, non vi pare. Vi parla sempre di un frammento, che poi attraverso il cammento io creo un'abitudine nella mia mente a vedere sempre più i frammenti, a vedere che i frammenti mi parlano di qualcos'altro, mi parlano di qualcosa che non si esaurisce nel frammento, è un'altra faccenda. Ma normalmente la vastità e il frammento per voi non vanno molto d'accordo, giusto? Giusto? Non si declinano facilmente. Frammento e vastità sono assolutamente, come dire, fanno quasi a pugni per certi aspetti. A meno che non cominciamo a parlare di profondità. Se vastità mi riflette la profondità, vuol dire che la profondità non prende tanto in considerazione le tante variabilità. Le tante variabilità sono l'espressione della vita dentro la struttura fondamentale. Chiaro? Dentro la struttura fondamentale. Ma di nuovo qui c'è una resistenza della mente, perché quando io dico struttura fondamentale è sempre qualcosa che parla non
della prevalenza del singolo essere, ma della prevalenza della connessione, perché se parlo di struttura parlo di qualcosa in cui l'essere è incastonato, il singolo essere incastonato dentro una struttura, che da una parte abbiamo visto è la sua impermanenza, quindi nascere e morire, ma dall'altra parte è qualcos'altro, è una connessione, cioè un sistema di connessioni già precostituito, già predato, dato prima, è chiaro.